Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, primo maggio di polemiche a Pescara per le tante persone che si sono riversate in strada e soprattutto sulle riviere del capoluogo adriatico. L'opposizione di centrosinistra attacca la regione Abruzzo ed il comune chiedendo, in caso di nuovi contagi, le dimissioni del primo cittadino che dal canto suo risponde spiegando di essersi attenuto ai decreti del governo Conte, il servizio di Alfredo Primante. Partiamo dai chiarimenti sull'ordinanza sindacale numero 58 emessa dal sindaco di Pescara il 30 di aprile. Carlo Masci, sulla pagina Facebook istituzionale del comune, nella giornata di ieri fa scrivere che l'ordinanza non modificava nulla rispetto ai giorni precedenti, che la città di Pescara restava perfettamente allineata al decreto Conte sul rispetto delle distanze, sull'uso delle mascherine, sul vincolo di prossimità all'abitazione per passeggiare, sui limiti di motivazione per uscire di casa e che le notizie secondo le quali l'ordinanza avrebbe permesso di andare dovunque senza limiti e o vincoli erano false e o frutto di un'interpretazione errata. Il post dell'amministrazione di centrodestra però è arrivato dopo che sulla riviera, nella mattinata, si erano riversate migliaia di persone pronte a godersi la bella giornata festiva primaverile dopo lunghe settimane di quarantena da coronavirus, in barba a chi invece giustamente è rimasto a casa uscendo solo per la canonica boccata d'aria. Ma al 1° maggio sulla riviera pescarese si è arrivati in un tourbillon di ordinanze regionali e sindacali che, senza tema di smentita, vista la folla, hanno quantomeno generato confusione nei cittadini. Anche perché, tornando a Pescara, sul sito istituzionale il 30 di aprile appare questa notizia ed è forse qui il difetto di comunicazione, che parla apertamente di passeggiata, non menzionando il limite di prossimità all'abitazione e richiamando anche il fatto che non sarebbero state imposte le stesse limitazioni a strada, parco, riviera e spiaggia applicate sotto le feste di Pasqua e il 25 di aprile. Il sindaco Masci, al microfono di Paolo Renzetti, rivendica la bontà della scelta fatta, molto polemizzata però anche sui social. Ci siamo allineati alle prescrizioni del governo. Chi abitava in prossimità della riviera poteva uscire sotto casa a fare una passeggiata come previsto dal governo Conte. Questo è successo, c'era gente, in effetti anch'io l'ho notato, ma non c'erano assembramenti, non c'era, il distanziamento sociale era rispettato. E certo, noi dobbiamo calcolare che sulla riviera di Pescara o in prossimità della riviera di Pescara vivono almeno 60.000 persone che per 50 tre giorni sono state chiuse in casa, anche perché io ho fatto ordinanze più restrittive, ma non potevo continuare a costringere i cittadini a rimanere a casa se potevano, attraverso i decreti Conte, uscire sotto casa e farsi una passeggiata. Diciamo una cosa, le riviere sono state sempre aperte, non sono state mai chiuse, sono state chiuse soltanto 2 giorni a Pasqua, il 25 aprile, e doveva essere chiusa la riviera il 1° maggio. Quel provvedimento io ho ritenuto di non doverlo fare proprio perché non volevo costringere i pescaresi a subire un'ulteriore chiusura prevista solo per Pescara. Ed a proposito di polemiche, il centrosinistra pescarese in coro annuncia che chiederà le dimissioni del sindaco e un consiglio comunale straordinario se la curva dei contagi, dopo questo perlomeno improvvido 1° maggio, tornerà a salire. Loro sono stati bravi a fare una sola cosa: a dividere i cittadini, a spaccare la città. Hanno spaccato la città, hanno spaccato la città tra quelli che avevano l'esigenza di uscire e lo hanno fatto fidandosi, e tra quelli che, pur avendo l'esigenza di uscire, sono stati più, diciamo, responsabili, si sono sentiti più responsabili e non l'hanno fatto. Noi, se ci saranno nuovi contagi, probabilmente i cittadini potranno chiedere i danni alla regione che ha fatto, che ha riaperto senza ascoltare, senza guardare, senza leggere le curve di contagio, e neanche noi chiederemo i danni, chiederemo i danni, cioè diremo diciamo al nostro sindaco assolutamente che si dovrà dimettere, perché quello che è successo ieri sulle spalle dei cittadini è assolutamente grave.
Il caos e il disordine che le recenti ordinanze presidenziali avrebbero creato stanno solo nella testa dell'opposizione, che alimenta la confusione per fare propaganda. Basterebbe alzare lo sguardo dal proprio ristretto cortile per accorgersi che in Abruzzo non avviene nulla di eversivo né di pericoloso. Questo è il commento a quanto accaduto ieri e alle polemiche che si sono generate da parte del presidente della regione Marco Marsiglio. Il clamore del PD e del Movimento 5 Stelle abruzzese contro le ordinanze del presidente cozza con le decisioni similari prese da altri presidenti di regione a guida PD e fedeli al governo Conte. Un ultimo chiarimento, continua il governo regionale, merita la disciplina relativa all'area metropolitana di Pescara, Monte Simano e Spoltore. I tre sindaci di quei comuni hanno emanato il mese scorso una ordinanza molto restrittiva che imponeva ulteriori misure di contenimento, ordinanze che il prefetto, a norma di legge, ha dichiarato inefficaci perché adottati da un'autorità che non ne aveva la competenza. Per questo i sindaci hanno chiesto al Presidente di dare forza e legittimità alle misure previste emanando una propria ordinanza. Tali esigenze sono venute a cessare grazie all'andamento epidemiologico, al superamento della zona rossa nell'area vestina, alla minore pressione negli ospedali. I sindaci stessi nella giornata del 30 aprile hanno chiesto al Presidente di revocare le misure più restrittive, cosa che il Presidente ha fatto immediatamente. Il Presidente si è fidato del giudizio e del consiglio di tre sindaci prudenti e coscienziosi quando ha emanato ordinanze più restrittive e regole più severe. Altrettanto ha fatto quando gli hanno chiesto di revocarle alla luce del mutato quadro. Ciò non significa tana libera tutti, restano in vigore le regole di comportamento e di attenzione previste dal DPCM in tutta Italia e in tutto l'Abruzzo, che prevedono l'uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi chiusi, nei mezzi pubblici di trasporto e nei luoghi all'aperto quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Se qualcuno ritiene che a Pescara, a Monte Simano e Spoltore, i cittadini debbano essere costretti a misure più restrittive della libertà personale, non ha che da spiegarlo ai cittadini e magari motivarlo con l'evidenza di qualche fondamento scientifico. E nel corso della consueta diretta Facebook per gli aggiornamenti sul coronavirus, il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, è tornato ad attaccare l'ordinanza numero 52 della regione che autorizza, tra le altre cose, a giocare a badminton, uno sport pressoché sconosciuto in Abruzzo. Non ho potuto fare a meno veramente di attaccare una gestione da parte della regione che fa acqua da tutte le parti. Fa acqua, ma ci consente con l'ordinanza 52, Paola, di giocare a badminton. Dal 4 maggio voglio comunicare ufficialmente a tutti i cittadini francavillesi, a tutti coloro che ci seguono, dal 4 maggio potremo tornare a giocare a badminton. Questo è scritto nell'ordinanza 52 di Marsiglio e quindi mi raccomando, potete chiederci anche con delle domande qui che noi pubblicheremo a video quali sono i vestiti adatti per giocare a badminton, quali sono gli strumenti per giocare a badminton e soprattutto perché Marsiglio si occupa del badminton e non si occupa invece dei parrucchieri chiusi e delle attività che stanno in sofferenza. Evidentemente era più importante andare mandare qualcuno con il suo cavallo fuori città per recarsi presso un campo di badminton e giocare a badminton. Via libera alla semplificazione delle procedure per la ricostruzione è l'effetto di una delle quattro ordinanze sottoscritte questa mattina dal commissario Giovanni Legnini, che lancia un appello al governo. Servono norme, dice, per accelerare la ricostruzione pubblica. Il servizio. Quattro nuove ordinanze per dare una nuova svolta alla ricostruzione del centro Italia. Le ha firmate stamani il commissario Giovanni Legnini dopo aver ottenuto l'intesa due giorni fa nella cabina di coordinamento con i quattro presidenti delle regioni coinvolte dal sisma 2016, Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Nel ricordare che la trasparenza dell'attività commissariale e il controllo della legalità e prevenzione dalle infiltrazioni di ogni genere sono alla base del processo di ricostruzione, Legnini ha illustrato i contenuti delle quattro ordinanze. La principale è quella sulla semplificazione delle procedure. Il caso più evidente che ricaverete dalla lettura dell'ordinanza è l'utilizzo della SCIA, della certificazione di inizio attività semplificata, che viene utilizzata sia per il procedimento urbanistico che per la domanda di concessione.
contributo. Secondo elemento caratterizzante, una platea molto ampia, apprezzamento che era rimesso, che il legislatore aveva rimesso al commissario, di interessati. Noi potevamo scegliere una platea ristretta, io ho preferito scegliere una platea molto ampia, perché se semplificazione deve essere, che sia la più estesa possibile. Vedrete che i limiti d'importo indicati sono elevati. La seconda ordinanza consente ai comuni che lo richiedessero di avere la delega per la gestione delle pratiche istruttorie, d'intesa con gli uffici speciali cui si sostituirebbero. Al momento lo hanno fatto 12 comuni dell'Abruzzo, 5 dell'Umbria, nessuno di Lazio e Marche. Terza ordinanza destinata all'individuazione di un elenco dei comuni più colpiti dal sisma, un secondo elenco con porzioni di comuni nei quali poter applicare anche delle deroghe urbanistiche. Non vi è alcuna differenziazione quanto a distribuzione di risorse e diritti tra i comuni inclusi in questo elenco e gli altri che non lo sono. Vi sono centri, borghi, frazioni, nuclei che hanno necessità di queste deroghe e gli altri che possono ricostruire seguendo la procedura ordinaria. La quarta ordinanza va a destinare 30 milioni di euro per le aziende che fanno ricostruzione come sostegno per la pandemia da Covid, così da poterle adeguare a pratiche e allestimenti di dispositivi anticontagio. Il commissario Legnini poi si aspetta dal governo un ulteriore scatto in avanti per completare la legislazione sul fronte ricostruzione privata e soprattutto sul fronte di quella pubblica. Se vogliamo far sì che parta la ricostruzione pubblica, e deve partire, occorrono norme straordinarie. Noi ne prevediamo nella sostanza due. Uno, applicazione generalizzata della procedura negoziata per importi, per interventi inferiori alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro. Due, un potere straordinario in capo al commissario di provvedere in deroga nelle situazioni più critiche, più complesse, in quelle bloccate, in quelle nelle quali vi sono impedimenti tali da richiedere un intervento derogatorio. A Pescara, in via Rigopiano, San Donato, Fontanelle e Rancitelli, torna a montare la rabbia dei residenti che denunciano ancora attività di spaccio di droga e occupazioni abusive. Vediamo. Pettinari, lei torna a riaccendere oggi un faro su quello che accade nelle periferie di Pescara. Probabilmente questa emergenza sanitaria ha fatto passare un po' in secondo piano quello che lei ha raccontato in queste settimane, in questi mesi. Purtroppo sì, io sono costretto a tornare a denunciare con diverse novità. Intanto parliamo di via Rigopiano, Fontanelle, Rancitelli e San Donato. In via Rigopiano purtroppo, mi piange il cuore, è tornato tutto come prima dopo un mese e mezzo di tranquillità, perché hanno sfrattato degli occupanti abusivi, hanno messo all'interno di un'abitazione una persona che spaccia droga e quella famiglia fa per 5 famiglie, quindi notte e giorno, traffico di persone, senza mascherine, assembramenti vari, i cittadini via Rigopiano chiedono giustizia e legalità, non ce la fanno più. Fontanelle, anche lì si spaccia droga, sono tornati ad occupare abusivamente le case sfrattate, quindi sono tornati, quindi tutto quello che è stato fatto è finito nel cestino. Assembramenti vari, i cittadini hanno paura. Nel ferro di cavallo, se ci spostiamo nel ferro di cavallo, ci sono state 3 feste popolari, io dico, consentitemi questa frase, negli ultimi giorni, perché fuochi d'artificio, grandi assembramenti, e loro fanno i fuochi d'artificio quando esce qualcuno dal carcere o quando arriva guardando partite di droga. Ma c'è una novità, c'è stata una grande rissa qualche giorno fa, una grande rissa, si sono menati, si sono picchiati, 20-30 persone tutti insieme, tutti assembrati, senza mascherina, potete immaginare quale pericolo, quindi è a San Donato una situazione pazzesca. Poi c'è una grande novità che io lancio, l'allarme usura, perché questi mercanti di morte che guadagnano un sacco di soldi, cioè hanno grosse disponibilità finanziarie, prestano soldi a strozzo, e oggi a maggior ragione ci sono anche tossicodipendenti che hanno necessità di soldi, anche loro stanno in crisi economica, quindi vanno e prendono a debito la droga, oppure si fanno prestare i soldi dagli usurai, dai quali vanno anche ad acquistare la droga, e lì si entra in un circolo pericolosissimo.
medesimo, vizioso da cui si può uscire anche con la morte, perché se poi non si pagano i debiti di droga sappiamo bene che si può morire ammazzati. E le dico un'altra novità che non ho mai denunciato: sulla Tiburtina c'erano, possiamo dire, una decina di ragazze che ogni sera si prostituivano per acquistare droga. Ora, quelle ragazze tossicodipendenti, anche giovanissime, in quest'ultimo periodo di quarantena non ci sono più. Perché? Perché non ci sono i clienti che vanno dalle prostitute. Allora anche loro hanno bisogno di grossa disponibilità di denaro per andare ad acquistare droga. E quindi anche lì la bomba sociale è pronta ad esplodere con scippi, rapine e quant'altro. Perché anche i tossicodipendenti sono in crisi. Quindi io mi rivolgo a coloro che ci avevano detto di voler fare la rivoluzione, Comuni di Pescara, Regione Abruzzo, intervenire massicciamente, riprendere gli sfratti degli occupanti abusivi, mai nessuno più ne parla, sono rimasto solo in questa battaglia, sfratti degli occupanti abusivi e non mettere più all'interno delle case coloro che sono pregiudicati. Io l'avevo fatto la proposta, se sei pregiudicato non devi avere la casa popolare, invece con la legge regionale solo se vieni condannato al terzo grado in via definitiva ti tolgono la casa popolare o non ti assegnano la casa popolare, e questo non sta più bene. Poi chiedo con forza presidi fissi di polizia nelle tre zone calde di Pescara, che sono tornate peggio di prima: via Rigopiano, case popolari di fronte all'obitorio, Fontanelle, Ferro di Cavallo, Rancitelli. E siamo arrivati al momento della consueta finestra del TG6, ci stiamo occupando da giorni di quei settori messi in ginocchio dalla pandemia da coronavirus, e in questo caso parliamo in particolare del settore della cultura, e le immagini ci giungono da una delle istituzioni, una delle strutture più importanti e prestigiose dell'Abruzzo, il Teatro Marrucino. E allora andiamo a Chieti da Paolo Renzetti. Paolo. Grazie Andrea, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo all'interno del Teatro Marrucino, siamo con i vertici dell'ente teatrale teatino, con il direttore Cesare Di Martino. Buongiorno direttore, che tra l'altro è anche direttore generale della Sinfonica Abruzzese e con un componente, uno dei componenti del consiglio di amministrazione del teatro, Paolo De Cesare, che è a fianco al direttore, che poi ascolteremo. Allora direttore, teatro chiuso già da diverse settimane, da diverso tempo, il settore della cultura e dei teatri, dei cinema e tutti i locali al chiuso, sicuramente colpiti più di altri da questa emergenza sanitaria, teatro chiuso che riaprirà, punto interrogativo. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Abbiamo chiuso in ottemperanza della normativa nazionale che imponeva la chiusura dei teatri e di tutti gli spazi di spettacolo dal vivo al chiuso. Chiaramente il settore è un settore in difficoltà, perché oltre alla interruzione della programmazione di questa stagione artistica abbiamo anche difficoltà a capire come programmare la stagione artistica successiva, e questo stop ha comportato una riduzione chiaramente degli impegni non solo da parte di artisti, musicisti, performer e quanti altri lavorano come professionalità aggiuntive nel settore dello spettacolo dal vivo, ma anche dei dipendenti della stessa istituzione Teatro Marrucino e chiaramente anche delle altre istituzioni regionali. A proposito di dipendenti, direttore, chiedo scusa, di quante persone parliamo? In questo caso parliamo di 12 dipendenti, in altre istituzioni culturali parliamo di 45 dipendenti, 50 a seconda della grandezza. Chiaramente le orchestre soffrono ancora di più questo stato di crisi, ma certo è che tutti i dipendenti in questo momento non hanno certezza del momento del rientro, e nonostante noi abbiamo attivato qualche operazione di smart working, chiaramente per la sezione amministrativa e contabile, per l'area artistica in questo momento è difficile immaginare come questi si possano impegnare. A livello nazionale c'è una serie di proposte in discussione, stiamo verificando come poter impiegare le maestranze e come consentire in qualche modo l'esercizio dello spettacolo dal vivo anche attraverso le registrazioni, ma anche su questo, in assenza di protocolli sanitari definitivi, in assenza di disposizioni che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute di tutti i lavoratori, al momento non siamo in grado di definire come procedere per il prossimo futuro.
La speranza è che da luglio si possa ricominciare in qualche modo con la musica, almeno negli spazi aperti ed in formazioni ridotte, per poi arrivare a dicembre per riprendere lo spettacolo dal vivo dentro queste prestigiose sedi come il Teatro Marruccino. Voi chiedete ovviamente, immagino, alla Regione, in questo caso, di intervenire con aiuti economici? Io, più che solo aiuti economici, che chiaramente non vanno solo indirizzati ai teatri o alle istituzioni culturali, andrebbero indirizzati anche ai singoli artisti, perché molti vivono a margine questa situazione. Sono felice che ci siano molte petizioni che dimostrano tanta sensibilità a favore degli artisti e quelli che lavorano intorno al mondo dello spettacolo. Più che solo aiuti economici, dicevo, bisogna cercare di capire come procedere attraverso questi protocolli sanitari che citavo prima e come disporre diciamo, le strutture in modo tale che gli spettatori, quando ci saranno, potranno assistere in sicurezza, anche perché il pathos dello spettacolo dal vivo in un teatro non è riproducibile con un video su YouTube o su altre piattaforme. Io ringrazio per il momento il direttore del Teatro Marruccino, vorrei coinvolgere, e ovviamente lo ringrazio e lo saluto, Paolo De Cesare, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Buongiorno De Cesare, perché ovviamente il teatro è chiuso in questo momento, probabilmente lo sarà ancora per diverso tempo, però il Consiglio di Amministrazione sta lavorando per il futuro, avete messo in cantiere diverse iniziative per far crescere ancora quella che è una delle istituzioni più importanti della nostra regione. Assolutamente sì, dice bene, in questo periodo, tra virgolette, diciamo così, approfittando di questo momento purtroppo di stasi, stiamo provvedendo, chiaramente in accordo con la soprintendenza che gestirà tutte le procedure, alcune delle quali sono già partite, al riammodernamento, alla ristrutturazione di alcuni spazi del nostro prestigioso teatro, come ad esempio il rifacimento di tutta qui la platea dove ci troviamo, anche con la sostituzione e la rimozione delle sedute, delle poltrone e non solo, anche di tutti i palchetti, di tutte le sedute, di tutti i palchetti, nonché anche del palco. E cosa molto importante, stiamo procedendo per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi favorire anche i disabili, la venuta dei disabili in teatro, anche provvedendo a un'installazione di un ascensore. Benissimo, allora Andrea, se c'è qualche domanda per il dottor De Cesare o per il direttore del Teatro Marruccino. Detto in precedenza sì, che il Teatro Marruccino è una delle istituzioni più importanti, più prestigiose, oserei dire sacra, no? Nella nostra regione. Dover mettere mano in quel modo al teatro è comunque un intervento impattante, quello di cui ci stava parlando De Cesare. Sì, assolutamente, non appena chiaramente sarà possibile poi materialmente espletate le procedure, provvederemo a questi lavori di ristrutturazione, di ammodernamento e di abbellimento del nostro teatro, lavori che si necessitavano da un po' di tempo. Abbiamo lavorato alacremente in stretto contatto con la sovrintendenza per far sì che arrivassero questi fondi che ammontano a circa 650.000 euro, destinati totalmente diciamo, all'abbellimento, al riammodernamento, ma soprattutto anche un focus sull'abbattimento delle barriere architettoniche, come dicevo poc'anzi, per favorire l'ingresso anche ai disabili, e quindi anche è prevista, come dicevo appunto, l'installazione di un ascensore in teatro. Io approfitto anche, come diceva in maniera sapiente poc'anzi il direttore Di Martino, per fare anche un appello accorato alle istituzioni, chiaramente quando sarà possibile, quando la scienza ce lo consentirà, diciamo, di prevedere come dire, una parziale anche riapertura per questo settore, che davvero è quello della cultura, è davvero molto in difficoltà, lo diceva prima il direttore Di Martino, ma io voglio ricordare e segnalare che dietro un'opera lirica talvolta si arriva anche a 250 addetti che ci lavorano dietro, quindi è un settore che è veramente in ginocchio, tante famiglie che sono in difficoltà, quindi oltre prevedere un
sostenimento, un sussidio per questa categoria di lavoratori, anche magari quando chiaramente sarà consentito e sarà possibile, sarà solo la scienza a potercelo dire, a prevedere una rapida, come dire, anche parziale possibilità di programmazione, perché davvero altrimenti si è in forte difficoltà. Si parlava del protocollo in precedenza. Paolo, la mia ultima domanda, poi puoi andare in conclusione tu. Sì. Su questi protocolli, prima ne parlava il direttore De Martino, a che punto siamo della interlocuzione? Perché è chiaro che molto della partita, come in altri comparti, si gioca lì, sull'approntamento di un protocollo che possa garantire la sicurezza sia di chi lavora sia di chi assiste agli spettacoli. Ma guardi, anche per il tramite dell'ATIT nel quale siamo rientrati grazie a questa consiliatura, cioè l'Associazione Italiana dei Teatri di Tradizione, stiamo correntemente interloquendo con il Ministero e con le istituzioni per capire bene come si potrà procedere. Chiaramente capite bene che magari per alcune categorie anche afferenti alla cultura è più facile, ma nella recitazione, nel teatro, dove c'è uno stretto contatto e una sorta di cooperazione tra gli artisti e gli attori, non è alquanto facile. Per quanto ci riguarda, in maniera preventiva abbiamo già avviato una serie di procedure, in ultimo in questi giorni abbiamo provveduto a sanificare l'intero teatro con una tecnologia anche all'avanguardia e quindi per il momento ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni in attesa di sapere come poter procedere. Grazie al dottor De Cesare. Io vorrei coinvolgere, proprio per la chiusura del collegamento qui dal Teatro Marucino di Chieti, il direttore. Direttore, per chiudere, cosa si sente di dire a tutti gli appassionati di teatro, di lirica, di musica classica, non solo di Chieti ma di tutta la regione, perché il Teatro Marucino è un patrimonio della regione Abruzzo? Guardi, io vorrei dire che sicuramente il settore ripartirà. Questa è una grande occasione per cambiare il modo di programmare, per stimolare la relazione, il dialogo concreto tra le istituzioni culturali abruzzesi, una grande occasione anche per mettere in sicurezza le nostre strutture e soprattutto credo sia l'occasione per dimostrare che lo spettacolo dal vivo ha un valore che è irriproducibile sul piano tecnologico e quindi ha bisogno del contatto umano, ha bisogno della relazione umana. Su questo aspetto credo che tutte le associazioni, come la precitata ATIT, lavorano da tempo. Aspettiamo con ansia il decreto del Ministero per sapere non solo del protocollo sanitario, aggiungo che sui protocolli sanitari c'è molta difficoltà perché è la natura del luogo chiuso che crea difficoltà, quindi il volume dell'assembramento. Rimane in piedi un discorso che è quello di fare qualcosa per i nostri spettatori, per i nostri utenti, lo faremo sui nostri canali YouTube, sui nostri canali social, ma questo è sicuramente un passaggio, un percorso temporaneo. L'obiettivo è quello di tornare sanamente, in salute, in sicurezza, dentro i teatri e dentro gli luoghi di spettacolo dal vivo. Grazie davvero al direttore. Ecco Paolo, una precisazione, gli spettacoli all'aperto si terrebbero alla Civitella poi nel caso? Beh, questo adesso non glielo posso dire. So che è in studio un protocollo sanitario che prevede alcuni spettacoli all'aperto. Le faccio un esempio: sul piano musicale sarebbero coinvolti gli archi ma non i fiati e comunque si dovrebbe tenere la distanza. Se qualcuno ha la briga di vedere su YouTube l'esibizione dei Berliner, che è una grandissima orchestra, in un luogo chiuso con distanze quasi siderali tra gli stessi musicisti, si rende conto delle difficoltà. All'aperto andrebbero bene tutti gli spazi, tutte quelle piazze, tutti quei luoghi che in qualche modo possono garantire non solo gli artisti ma pure il pubblico. E quindi la Civitella sicuramente potrebbe essere uno scenario. Davvero, grazie ancora al direttore del Teatro Marucino di Chieti, Cesare Di Martino, al componente del Consiglio di Amministrazione, il dottor Paolo De Cesare, anche per le notizie davvero di fresche, quasi di giornata sugli investimenti che ci saranno per il teatro nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Da Chieti è tutto, dal Teatro Marucino è davvero tutto, linea che può tornare allo studio.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Proseguiamo il nostro notiziario e da Chieti ci spostiamo all'Aquila. Anche nel capoluogo d'Abruzzo ci si prepara alla ripartenza degli autobus del servizio pubblico che potranno trasportare al massimo 12 persone ciascuno. E intanto in allestimento tutta la segnaletica informativa per l'utenza. Il servizio di Germana D'Orazio. Tutto pronto all'AMA, l'azienda di trasporto pubblico locale del Comune dell'Aquila, per la ripartenza del servizio degli autobus previsto per lunedì 4 maggio. Dalle prime ore del mattino, autobus in allestimento nel deposito di Pile, dove gli operai stanno sistemando la segnaletica informativa per gli utenti. La regola aurea è la distanza di sicurezza e mascherina obbligatoria. Cartelli con divieto di seduta, indicazioni di posizionamento della persona e memorandum sul numero di posti e regole generali sono presenti e in bella evidenza su tutti gli autobus. È appena finita la giunta regionale, abbiamo approvato una delibera interamente dedicata al trasporto pubblico locale che contenente due allegati. Un primo allegato relativo alla fase 1, cioè tutto quello che è stato fatto sino ad oggi durante la fase di emergenza per il trasporto pubblico locale con le società AMA e Centro Turistico del Gran Sasso. Un secondo documento relativo alla fase 2 che partirà da lunedì. Quali sono gli obiettivi e la finalità di questo documento? Riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire la sicurezza sia degli autisti ma soprattutto anche degli utenti. Quindi sono contenute una serie di misure a cui si devono attenere autisti ed utenti. Tutti gli utenti avranno l'obbligo di portare la mascherina, di rispettare le distanze e inoltre per ogni autobus a seconda delle dimensioni sono state stabilite le capienze massime. Massimo gli autobus potranno contenere 12 persone. Sono stati segnati posti sia a sedere e sia in piedi. Queste sono le misure più urgenti. Si sta lavorando anche sul terminal, nel pomeriggio sarà fatto un sopralluogo perché anche lì saranno adottate delle misure relative alle distanze sociali, alla previsione di entrate e uscite separate, stessa cosa che è stata fatta anche sugli autobus. Stiamo lavorando sodo proprio per dare delle risposte ai cittadini che si vogliono sentire sicuri in questa fase 2 che presenta sicuramente delle incognite a cui noi ci vogliamo sentire pronti. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, siamo al calcio, Cosimo Sibilia, a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile, ha deliberato di prolungare la sospensione sino a tutto il 18 maggio delle attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma, si legge nella nota diramata dalla LND, ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e comunque contenute in successivi provvedimenti legislativi. E cambiamo disciplina, pur essendo uno sport praticato all'aperto e spesso su imbarcazioni singole, anche la vela risente delle conseguenze da pandemia da Covid. Il presidente federale Francesco Ettore è comunque fiducioso di poter salvare in parte la stagione. Jacopo Forcella. Ci apprestiamo anche noi a una fase di ripartenza molto delicata perché è una ripartenza molto lenta, inizierà il 4 con una parte soltanto degli atleti di altissimo livello, quindi della squadra olimpica, quindi un numero molto ridotto e piano piano la fase vedrà l'apertura verso anche gli altri praticanti e fino alla parte delle scuole di vela, quindi sarà una parte molto delicata anche se noi come sport siamo uno sport sicuramente a bassissimo rischio tra quelli praticati, non siamo uno sport di contatto, siamo uno sport comunque sostanzialmente individuale, lo pratichiamo in un ambiente aperto, quindi la nostra ripartenza sarà un po' più agevole, però comunque inserita in un problema, un contesto nazionale o internazionale che tutti quanti viviamo. Ci spiega, al di là del basso impatto che ci stava spiegando, quali potrebbero essere le criticità nella pratica di uno sport velistico?
Sostanzialmente noi passiamo da imbarcazioni singole o imbarcazioni doppie che non hanno un grande problema perché comunque riescono a mantenere almeno per le doppie il distanziamento. Il problema nasce sulle barche di altura, le barche grandi dove ci sono anche 15-20 persone di equipaggio, quindi queste naturalmente hanno una problematica del distanziamento sociale che è difficilmente superabile, però stiamo cercando con delle norme interne di poter ridurre il numero dell'equipaggio e disciplinare alcuni atteggiamenti che possano consentire nella seconda fase di poter riprendere quantomeno gli allenamenti. Oggi di manifestazioni di agonismo, quindi parliamo di regate, non è ancora il tempo per poterne parlare. Oltre della sicurezza, mi corregga se sbaglio, passa non solo quando si è su un'imbarcazione, ma nell'attività che si fa all'interno dei circoli. Assolutamente, questa è una fase importantissima perché poi noi magari in barca siamo soli o siamo comunque in acqua, distanti dagli allenatori, distanti da tutto, però poi quando torniamo a terra ci sono le associazioni sportive, i club, i circoli e dove ci sono anche tanti soci, tanti soggetti che magari non sono collegati alla pratica sportiva, ma io credo che noi abbiamo un vantaggio importante, ecco, quello di farlo spesso all'aperto e il distanziamento sicuramente viene privilegiato, quindi mi sento abbastanza di rassicurare che questa stagione possa essere ancora un po' salvata. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.